Grazie. Forse non merito un applauso anche preventivo. Possiamo dire a questo punto che sul decreto legge numero 73 del 2017, che impone l'obbligo delle vaccinazioni, credo che sappiamo tutto. Le relazioni magistrali che avete sentito e che ho sentito ci hanno messo in luce tutti gli aspetti. Io credo che bisogna estrapolare due concetti fondamentali dopo aver osservato tutto questo. Innanzitutto, noi viviamo nel mondo della menzogna. E questa legge non è l'unica. C'è un profluvio di leggi incostituzionali che, a partire debolmente dal 1981, con punte gravi nel 1990 e nel 1992, è diventata pressoché la regola con i governi Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e l'attuale governo Gentiloni. C'è stato tuttavia un avvenimento importante. Il 4 dicembre 2016 noi abbiamo resuscitato la Costituzione Repubblicana. Ora dobbiamo attuarla in tutta la sua ampiezza. Oggi parliamo soltanto dei vaccini, ma dobbiamo parlare di tante cose. Dal federalismo demaniale che renda alienabili i demani, il che è un assurdo, alla cosiddetta buona scuola, allo sblocca Italia, via dicendo. C'è un grosso lavoro da fare e teniamo ben presente che la Costituzione repubblicana e democratica dell'Italia prevale in termini giuridici su quanto stabiliscono i trattati europei. Lo ha detto la Corte Costituzionale tedesca a proposito dell'ordinamento germanico, ripetendo due volte che la Germania non è tenuta al fiscal compact perché verrebbero intaccati gli interessi supremi del popolo tedesco. Lo deve dire la nostra Corte Costituzionale. E lo può dire perché nella giurisprudenza costituzionale si è affermato da tempo, in virtù del giudice della Pergola, il principio dei controlimiti. Quando un trattato che viene poi ratificato con legge italiana viola i diritti dell'uomo, le libertà individuali e le libertà sociali degli italiani, a questo punto la Corte Costituzionale vieta l'ingresso di queste norme nell'ordinamento giuridico italiano. Dunque, anche se ci si rifà ai trattati europei, che sono sempre in conflitto con la nostra Costituzione, teniamo ben presente che prevale la Costituzione repubblicana. E i trattati internazionali e le norme europee sono solo delle norme interposte tra la Costituzione e la legge di ratifica, per cui possono essere, questo è bene saperlo perché la campagna neoliberista che infuria lo nasconde, bisogna ben sapere che noi abbiamo la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale. E lasciatemi dire ancora una cosa prima di dire la mia opinione su questo argomento. A mio avviso è l'intero sistema economico-finanziario che è stato capovolto dal pensiero unico dominante del neoliberismo e che ci porta alla rovina.
il nostro sistema economico, quello previsto dalla Costituzione repubblicana, si informa ai principi sani del keynesianesimo. Per superare una crisi, dice Keynes, bisogna distribuire denaro alla base della piramide sociale, cioè ai lavoratori, che non sono uomini e non sono cose, perché sono i lavoratori che vanno ai negozi, i negozi vanno alle imprese, le imprese assumono. Invece, dopo il trentennio successivo alla entrata in vigore della Costituzione, il trentennio successivo al secondo dopoguerra, noi abbiamo invertito la marcia. I nostri governi stanno perseguendo le idee neoliberiste, che sono foriere di un sistema economico proditorio, perverso, predatorio. Il sistema neoliberista predatorio prevede che non ci sia la redistribuzione della ricchezza, che non ci sia l'intervento del popolo, cioè dello Stato, nell'economia da protagonista dell'economia, in modo che le industrie restino nel paese dove sono nate, ma prevede l'accentramento della ricchezza nelle mani di pochi, cioè delle multinazionali e delle banche, mentre riduce il lavoratore a una cosa che si può distruggere da un momento all'altro, anche per mancanza di un saluto. E lo dice la nostra legge incostituzionale sul lavoro, che poi viene usata anche in termini non italiani, il che è vietato dalla legge, perché le leggi devono essere scritte in italiano, che voi conoscete, si chiama Jobs Act. In questo quadro generale si pone la questione oggi oggetto di studio e di osservazione. Io credo, ecco quindi dopo il primo concetto che vi ho dato, che il secondo concetto che si estrapola da queste magistrali relazioni è che quello che viene violato essenzialmente è il principio della sicurezza sanitaria. Noi abbiamo una sentenza della Corte, due sentenze della Corte Costituzionale, la sentenza numero 307 del 90, del 1990, e la sentenza numero 258 del 1994, nella quale la Corte Costituzionale ha affermato che le vaccinazioni sono escluse se non si prova che non arrecano danno, e se arrecassero danno va dato un equo indennizzo. Ora avete sentito che c'è stata una grande disinformazione su questo tema e che è venuta fuori questo forte contraddittorio, ed è stata approvata questa legge in una situazione di assoluta incertezza. Ecco perché in questo momento, non avendosi la sicurezza della bontà del fine, quello di vaccinare, sicurezza che invece si ha in altre leggi contravvenzionali, come quelle per esempio che regolano il traffico, per evitare gli incidenti bisogna osservare il semaforo. In questo caso non lo sappiamo, c'è una minoranza di scienziati che affermano che i vaccini fanno male, e allora qui vale un altro principio giuridico, il principio del consenso informato, che è stato più volte ribadito dai nostri relatori che si sono succeduti uno all'altro. E il consenso informato, e questa è un'altra violazione, il consenso informato è richiesto da una specifica legge, questo è stato sottolineato, nonché dall'ordinamento comunitario, principio di precauzione, e dalle convenzioni di Oviedo e dalla Carta di Nizza, che lo richiedono espressamente. Quindi questa legge si pone già molto male rispetto a questo concetto e si pone come limitativo della libertà di scelta. A questo punto effettivamente c'è qualcosa di strano in questa legge. Perché tanta volontà di affermarla? Perché mentre con i pesticidi moriamo tutti e ci sono malattie che nascono, non si fa nulla, mentre invece c'è tanto sussiego
nel prescrivere queste vaccinazioni, che non è certo assolutamente che sono valide. Ne avevamo 4 e va bene, de minimis non curat pretor, ma adesso 10 a un bambino di 6 mesi, tutte insieme, ecco, non lo so, non è sicuro che sono, e che non sia sicuro lo dimostra la legge stessa, la quale prevede un indennizzo, e non solo, ma come ben ha posto in evidenza l'avvocatessa che mi ha preceduto, prevede un consenso informato a posteriori. Prima ti devi vaccinare, poi devi assolvere e poi hai il consenso informato. Ma insomma, che gioco giochiamo? Chi la vuole questa legge? Non è per caso che la vuole qualcuno che non ha, con il quale noi non abbiamo niente da condividere? Non voglio entrare nel campo delle previsioni. Comunque questa legge lascia assolutamente perplessi. Da persona che ha avuto sotto mano la Costituzione per 9 anni, allora vi voglio dire quanto questa legge sia incostituzionale e come, Costituzione alla mano, viola i principi fondamentali e i diritti fondamentali che sono scritti in Costituzione. Innanzitutto è violato l'articolo 32 della Costituzione. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Salto un rigo, secondo comma, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. È rispettata la persona umana se non c'è il consenso, se non c'è una preventiva informazione? Oppure qui ci troviamo di fronte alla violazione di un altro articolo molto serio e molto importante, che non è stato citato ma che mi viene voglia di richiamare, l'articolo 13, il quale dice la libertà personale è inviolabile. E come, dove sta più il rispetto della persona umana se si violano le libertà della persona? Mi pare che c'è una violazione, punto. Ed è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Si riferisce all'arresto, ma io credo che qui ci sia dentro un principio più vasto e che sia il principio del rispetto della libertà di decisione, della libertà di scelta delle persone, che viene conculcato da questa legge, peraltro scritta malissimo. Quindi violazione innanzitutto dell'articolo 32. Si viola poi anche l'articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti. Come si fa a non mandare alla scuola dell'infanzia, che è scuola, e che fa parte, come è stato anche citato, del programma educativo, del sistema educativo previsto dalla nostra legge? E come si fa a non mandare a scuola in asilo i bambini perché non sono vaccinati? E qui c'è una contraddizione che veramente va posta in evidenza. Qui c'è una violazione netta del diritto all'istruzione, diritto fondamentale all'istruzione. L'istruzione inferiore è impartita per almeno 8 anni ed è obbligatoria e gratuita. E anche a proposito dell'istruzione obbligatoria, cioè dopo i 6 anni, anche a proposito di questo tipo di istruzione, c'è una netta violazione della disposizione costituzionale. Infatti la scuola d'obbligo viene in un certo senso oppressa dal fatto che se non si è vaccinati ci si può iscrivere, tuttavia si deve pagare una sanzione. Pagare una sanzione è un fatto illecito, è un fatto incostituzionale, se la mia attività è tutelata giuridicamente come un diritto fondamentale della nostra Costituzione. E non finisce qua, perché ci sono anche le violazioni dell'articolo 3 della Costituzione, cioè del principio di ragionevolezza. Da tutto quello che abbiamo detto e da tutto quello che abbiamo sentito, vi sembra ragionevole nel suo complesso questa legge che impone prima l'obbligo e poi informa il cittadino, che impone a tutti di vaccinare di corsa senza poi darsi la possibilità di far valere le proprie scelte? E c'è anche una disparità di trattamento sulla stessa persona, e violando ancora una volta l'articolo 3 della Costituzione, perché nel momento in cui il bambino ha 5 anni
può accedere all'asilo, alla scuola anche senza vaccinazione, però quando non può accedere alla scuola senza vaccinazione, però quando ha 6 anni e va in prima elementare può accedere alla scuola anche senza vaccinazione. Insomma, c'è una contraddizione, e poi c'è una disparità di trattamento anche tra i bambini stranieri e i bambini italiani, perché per i bambini italiani vale l'età dei 16 anni, per i bambini stranieri non c'è nessun limite, quindi fino a 18 anni. Insomma, a rivoltarla come si vuole, i profili di incostituzionalità sono tanti, e allora a me non resta altro che dirvi, guardate, l'unico modo col quale noi italiani possiamo difenderci è la Costituzione, è fare ricorso alla Costituzione. Se fosse passato il sì al referendum non avremmo più nessuna possibilità di difesa, ma la Costituzione, come dicevo, l'abbiamo ravvivata ed è vigente e deve essere attuata. Attuiamo la Costituzione italiana repubblicana e democratica. E non subiamo i soprusi delle multinazionali e della finanza. I nostri nemici sono le multinazionali e la finanza. Via, via dall'Italia questa gente. Riprendiamoci quello che è nostro, riprendiamoci il sacro suolo della patria. Ce lo impone l'articolo 52 della Costituzione. Ogni cittadino ha il dovere sacro di difendere la patria, e in questo caso si tratta di questo, dobbiamo difendere la nostra patria. Grazie.